Ciao a tutti, oggi mini guida su un problema che abbiamo visto nel video precedente, quello di installare le mod su di Grand Prix Legends su Steam Deck. C'è un metodo non tanto pulito, ma almeno di sopravvivenza. Sto parlando di cambiare il pilota e cambiare l'automobile. Quando volete cambiare il pilota d'automobile associata a una determinata mod, che può essere anche quella principale, se fate tramite il gioco direttamente su Steam Deck non funzionerà. Andiamo a vedere invece un barbatrucco per riuscire a farlo lo stesso. Mi cambio in bianco e nero e ci vediamo di là. Per fare ciò ci appoggeremo al programma Gem Plus, ovvero quello che abbiamo utilizzato per installare le mod di Gran Turismo, vi ricordate, dalla guida precedente. Qua ci tornerà utile aver installato il gioco nella sottocartella Documents, perché in modo tale che il gioco riesca a vedere gli altri applicativi e farli partire correttamente. Infatti qui, dentro Gem, possiamo andare a vedere le installazioni ok. Questa è la cartella che ha dentro GPL con le sports car. Quello che conta è che abbiamo qua, non abbiamo la possibilità di cambiare nome, però abbiamo la possibilità di cambiare l'automobile associata. Che ne so, se ci è stufato la Gurney Eagle, possiamo prendere la Honda, che è un po' più facile da guidare, e qua la pista possiamo cambiare anche nel gioco originale, ma se vogliamo qua ce l'ha preimposta già lui come ci interessa. Possiamo scegliere quale stagione che vogliamo, anche eventualmente quelle delle sports car, oppure il tipo di macchina che vogliamo, perché anche qua questo serve appunto per cambiare le macchine anche alle mod. Noi possiamo cambiare la macchina sia a GPL che alle mod in questo momento. Una volta che siamo soddisfatti, attenzione, non premiamo GPL perché avvierà il gioco, ma mancando il binding con Steam Input non riusciremo a fare nulla. In più siamo in modalità desktop, non avremo modo di tornare da desktop, almeno che non mi venga in mente in questo momento, e quindi dovremo riavviare Steam Deck. Chiudiamo Gem Plus. Dovrò modificare dei file, va bene, sì. E riavviamo in modalità, questo qua, Gaming Mode, in modalità Gaming Mode. Ora che siamo tornati nella modalità gaming, tra l'altro voglio fare il presente che adesso ho fatto due caricamenti su Steam GridDB, quindi potete mettere anche delle nuove grafiche custom. Grand Prix Legends, se andiamo a fare gioca. Noi avevamo selezionato, se non sbaglio, la Cooper, avevamo prima la Eagle. È ancora in modalità training. Andiamo avanti. Abbiamo il Gran Premio di Kyalami che abbiamo selezionato. E con che macchina? Con la Honda che abbiamo selezionato. Non è la... Avevamo selezionato la Honda. Quindi questo è quanto. Quindi, per riassumere velocemente, cosa si fa? Desktop Mode, Gem Plus, si selezionano le macchine che interessano a tutti, intanto che la macchina sta andando avanti da sola. Si chiude il programma, si salvano le modifiche e si ritorna in Gaming Mode. E questo è quanto. Ciao, ritorno a colori e ci salutiamo. Grand Prix Legends, ancora un sacco di cose da dire. Su Steam Deck, che non è fatta per, cioè, il gioco non è stato adattato per la Steam Deck, comunque ancora tante cose da dire.
Almeno abbiamo, con le guide di oggi, siamo riusciti a girare intorno a un problema, perché è un peccato non poter cambiare automobile. È un po' una scocciatura questo modo, però per ora funziona. Fatemi sapere nei commenti se avete trovato gli altri modi, se volete delle altre guide, se volete magari delle guide su gameplay o sulle automobili di Grand Prix Legends, perché potrebbe arrivare qualcosa anche da quel punto di vista lì. E intanto il vostro buon coach vi saluta e vi rimanda a un prossimo video. Ciao!